Sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con A Tutto Campo. È arrivata questa vittoria che era molto importante per il campionato, è molto importante per il campionato, però era anche proprio la voglia, era importante per togliersi di dosso quest'incubo di aver visto tanti Milan-Napoli lì, che a volte per superiorità del Milan in molti anni, però molte volte quando il Napoli era anche stato in grado di mettere in difficoltà, non avevano mai portato comunque alla vittoria del Napoli da 27 anni, ripeto, a questa parte. È arrivato questo successo con quella sofferenza finale di pochi minuti, ma incredibile come intensità, breve ma di un'intensità davvero notevole quella sofferenza per tutti noi tifosi del Napoli, ma l'importante era continuare a vincere e farlo manifestando due grandi caratteristiche: la prima, quella di qualità di gioco che il Napoli ha fatto vedere molto bene nel primo tempo, per più di metà di primo tempo, e molto bene per un quarto d'ora della ripresa. E poi manifestando in un momento di calo, in un momento di reazione degli avversari, perché quando gli avversari sono forti te la devi aspettare la loro reazione in casa, una squadra con il Milan in crisi di risultati e di gioco sul piano dell'agonismo e anche poi delle qualità tecniche, è riuscita a mettere giù un finale di gara, era sotto 2-0 e non poteva che essere così. Il Napoli ha saputo soffrire bene e ha portato a casa i 3 punti. Questo conta, tutto il resto sono valutazioni del tutto inutili. Nel calcio le squadre che vincono poi i trofei, le squadre che vincono qualcosa di importante, passano tranquillamente per quelle mezz'ore, anche un tempo, anche partite intere di sofferenza dove però riescono a venirne a capo con il risultato. E il Napoli l'ha fatto. Vediamo chi c'è in linea con noi. Pronto, buonasera. Paolo, sono Marco da Formia. Ciao, buonasera a te. Ciao, buonasera. Innanzitutto va bene, felicissimo per questa vittoria. Io ieri sono stato a San Siro e io ho 30 anni ed è la prima volta che vedo il Napoli vittorioso a San Siro, quindi alla mia prima volta a San Siro, quindi una gioia indescrivibile. E volevo farti insomma qualche osservazione tecnica sulla partita. Innanzitutto, diciamo, forse come prestazione, questa è stata forse secondo me la meno brillante del Napoli. E in particolare volevo un po' il tuo parere su un atteggiamento che ha Benitez. Cioè, ho visto che Benitez, quando anche la squadra va in difficoltà, diciamo, sta subendo un pochino l'avversario, non fa mai dei cambi conservativi. Cioè, anche ieri, per esempio, Pandev per Hamsik, mette dentro Sì. Mertens, non ha messo un centrocampista in più. Volevo sapere, per te lo fa per dare dei chiari messaggi propositivi alla squadra, o forse è un atteggiamento che può correggere e sarebbe meglio inserire un altro centrocampista in Ma certi guarda, momenti? io ti rispondo dicendo di quello che pensavo io dalla tribuna stampa del Meazza guardando la Sì. gara, ma molto molto presto questo pensiero mi è passato per la testa di mettere dentro Hiller e di Esatto, mettere bravissima. al posto di Insigne, che purtroppo si vedeva non era nella serata giusta, molto improbabile era ipotizzare qualche giocata vincente di Insigne. E quindi si è pensato a questo cambio proprio perché si incominciava a vedere che la sofferenza era in mezzo, nella zona fra centrocampo e difesa nostra, lì si andava un po' in sofferenza. E quindi tutti abbiamo pensato, io almeno ci ho pensato a questa mossa, ma mi devi credere, mentre ci pensavo, mentre la vedevo tatticamente collegata all'andamento, assolutamente collegata all'andamento della partita, speravo che non la facesse, proprio per quello che hai detto tu un attimo fa. Cioè, anche se Esatto. io credo che ci stava tutta tatticamente, a volte è più importante soffrire un po' di più, però continuare a pensare di se stessi, della tua squadra, che non hai mai nessun timore reverenziale da un punto di vista tattico, che la sofferenza la riesci a superare in un altro modo e non con la mossa, come tu hai ben definito, conservativa, che secondo me vedremo che la farà Benitez, diciamo, voglio esagerare, a 4 minuti dalla fine, ma non prima. Ok, insomma, la penso esattamente come te. Volevo semplicemente concludere dicendoti che io non ho mai visto un inizio partita del Napoli a Milano così come è stato ieri, ed è stato veramente il segnale che mi aspettavo. Cioè, il segnale da grande squadra che aggredisce l'avversario e crea 3-4 palle gol nei primi 10 minuti, Ma e questo, guarda, insomma, è l'aspetto più confortante. E poi chiudo dicendoti, per le prossime partite, se con l'infortunio di maggio vedremo Zuniga a destra e se vedremo Zapata, se tu che lo hai visto magari più da vicino negli no, allenamenti, lo vedi pronto, e ti saluto. ti ringrazio.
Guarda, su Benitez abbiamo detto, lui fa bene a fare così, ha tanti anni di carriera alle spalle dove ha ottenuto i risultati facendo così, quindi non credo che ci saranno tante sorprese da questo punto di vista. Ora inevitabilmente pare che saranno quattro le partite che salterà Sassuolo, Genoa, Arsenal e Livorno. Queste quattro partite dovrà saltare in maggio e quindi non penso che Mesto giocherà 360 minuti, cioè giocherà tutte queste quattro partite, avendo già giocato 90 minuti nell'ultima, quindi è inevitabile che ora per gli esterni il Napoli, se non vuole adattare nessuno in qualche momento della gara, deve fare una rotazione fra tre giocatori per queste quattro partite. Quindi nella rotazione fra tre giocatori è chiaro che quando quello che esce è Mesto, quando non gioca a Mesto, è chiaro che Zuniga passa a destra con Armero a sinistra. Quindi vedremo, credo, molto molto probabilmente Zuniga a destra in una di queste gare, non so se anche nella prossima. Per il resto su Zapata, mi chiedevi su Zapata che non ho visto peraltro, perché gli allenamenti non li stiamo seguendo, sono porte chiuse tutti praticamente, quindi non l'ho visto. Arrivano notizie di una crescita di questo ragazzo, però pare che la crescita possa portarlo probabilmente al debutto anche nella gara di mercoledì, ma a gara in corso e non dal primo minuto. Queste sono le indicazioni che starebbero emergendo. Vediamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera. Ciao Paolo, sono Marco da Marano. Ciao, buonasera a te. Innanzitutto un piccolo, tra virgolette, sfogo, nel senso che in questa grandissima euforia, non so perché e non so se hai letto, anche già comincio a leggere, no critiche, però già tipo paroline, nel senso Benitez si comincia a difendere, partita, tra virgolette, più brutta, ma secondo me in vantaggio, voglio sapere tu come la pensi, a Milano, anche se sei più forte del Milan, non è così facile, secondo me, mantenere l'impostazione e continuare a giocare, ad Ma attaccare, guarda, penso che... su queste cose non bisogna scherzare. Allora, ora Napoli è una grande squadra, il Napoli è forte. Il Napoli, carissimi amici che avete Non pensato, so se le hai detto, sentite queste critiche tu. sì, qualcuno che ha pensato, detto, scritto queste cose, qualcuno che faccio anche un passaggio sulla mia pagella tra un attimo per spiegarla a chi proprio non riesce a capire. Il Napoli non è ancora il Bayern Monaco, non è ancora il Barcellona, ce ne siamo accorti di questo? Oppure viviamo nel mondo delle favole e solo perché il Napoli è partito forte crediamo che il Napoli sia la squadra più forte del mondo e debba andare a Milano e vincere 5-0 e se vince 2-1, che praticamente è un 2-0 perché il gol è arrivato a tempo scaduto, incominciamo a fare le polemiche perché il Napoli non ha gestito bene l'incontro. Per favore, non cadiamo, vado subito duro verso questi qui che la pensano diversamente da come si deve pensare in questi casi, cioè grande impresa del Napoli, grande partita, grande vittoria. Chi la pensa diversamente cade nel ridicolo. Dice: ma nel calcio è bello perché ognuno può avere un'opinione. Non è vero che ognuno può avere un'opinione, è un'opinione del tutto sballata. Quindi chi la Bravissimo. vuole tenere se la tenga, ma deve sapere che è sballata. Perché il Napoli ha giocato una grande partita. Qualche giocatore è venuto meno e spiego anche alcuni miei voti. Per esempio, i sei stiracchiati a Zuniga, Amsic e soprattutto Insigne. Se noi facciamo una valutazione della prestazione singola, questi giocatori non meritano la sufficienza, ma questi tre giocatori erano in campo a sacrificarsi, a lottare e a sbagliare insieme ai compagni in una partita che è storica, perché da 27 anni lì abbiamo preso 3-4 palloni, abbiamo perso, ce ne siamo usciti umiliati. Quindi non me la sentivo di dare insufficienze. E invece qualcuno propone i quattro addirittura, i quattro dopo aver vinto in casa del Milan. Ma per favore, No, ma cioè, io non poi voglio hanno dire anche criticato che con tuo alto voto a Gemayli, giustamente dato perché io ho magari dato uno un si bel voto a sente. Gemayli. Poi Ma è giusto essere. quello che la pensa come me sulla prestazione di Gemayli è quello più importante di tutti. Rafa Benitez, che ieri l'ha pubblicamente elogiato insieme a Berami in conferenza stampa. Quindi per gli altri che non la pensano come, non come me, perché poi puoi contestare la valutazione del genio, però No, se di Benitez. contestate quella di Rafa Benitez, probabilmente vi esponete a qualche brutta figura. Ha fatto legno, come giusto che sia, con Berami, Ma cioè, poi, ma non pure me, il poi, io lo fatto. vedo, poi le partite si devono guardare in tutto. Al 90esimo io ho visto che erano un po' quasi tutti scoppiati. Lui, Berami e Calhecon, per fortuna, erano ancora in mezzo al campo a chiudere e a correre da tutte le parti. Queste cose le guardano gli allenatori e quelli che guardano il calcio con un occhio attento. Chi invece lo guarda superficialmente e se non fai gol a volo all'incrocio dei pali, pensano tutti questi qui che non sia meritevole di un giudizio positivo, allora mettiamo 4 e mezzo ogni volta che un attaccante non segna, ogni volta che subisce un gol una squadra e tutti i difensori devono prendere 5 o 4 e mezzo e facciamole così, le pagelle, facciamo questo giochino che non va detto, non mi sto rivolgendo solamente
a persone che hanno commentato la mia pagella, ma mi sto rivolgendo anche a colleghi che ho visto così di sfuggita qualche valutazione, dove pare che lo pagano il voto. Il Napoli ha vinto a Milano e qualche 7, qualche 7 e mezzo, anche gli 8 a Reina e Higuain ci sono, mettiamoli. Assolutamente sì, l'ultimissima osservazione per fare una battuta. Per Odio chi non le parlare del avesse fatto. viste, fammi dire che può andare a guardarle sul sito 100% 100%. napoli.it e ovviamente la pagella è pubblicata sempre sul sito www.canale8.it. Un'ultimissima battuta al volo. Odio parlare del passato, di Mazzarri, però ora giusto per farci due risate. Che differenza, e sicuramente tu la noti più di me perché fai le interviste. Fra Mazzarri e Benitez soltanto parlo dell'aspetto comunicativo. Lasciamo stare l'allenatore, non voglio dire Vabbè, nulla. giusto, Che giusto. bello vedere in TV un allenatore che sorride, ti risponde ed è simpatico. Ciao Paolo, Grazie, grazie. grazie. Ma guarda, a me Mazzarri non era antipatico e non è antipatico. Ho detto quello che dovevo dire sul suo modo di andare via, che non mi è piaciuto proprio perché ha difettato in comunicazione. Non è stato un modo di comunicare intelligente. C'erano altre mille strade per andare via e uscire, diciamo, da questa sua avventura napoletana come meritava di uscire, cioè lasciando un grande ricordo perché ha fatto cose davvero ottime Mazzarri. Non discutiamo mai questo. Certo, mi permetto di dire, su questo posso dare un doppio giudizio. Io come allenatore preferisco per una mia visione del calcio Benitez, considerando Mazzarri un grandissimo allenatore, per me Benitez è un maestro di calcio, quindi un passettino più avanti. Quindi la differenza come capacità di allenatore la vedo a favore di Benitez, però possiamo affrontare la discussione volendo. Sulla comunicazione non la possiamo affrontare, c'è un divario enorme a favore di Benitez, ma questo penso che lo sappia lo stesso Mazzarri che potendo rinuncerebbe a tutte le conferenze, a tutte le interviste, perché proprio si vede che per lui sono una sofferenza, si vedeva e si vede ancora quelle poche volte che guardiamo ora quando ci sono le conferenze dell'Inter. Vediamo chi c'è in linea, pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Sì, ciao, buonasera. Ciao, Ciao Paolo, sono Peppe dai Ponti Rossi. buonasera a te. Ciao, senti, niente, volevo dirti una cosa. Qualche giorno fa ho visto delle interviste a proposito insomma, di Higuain, Cavani, Mazzarri, soliti confronti che si fanno. A me non sta bene insomma, che da un giorno all'altro venga dimenticato Cavani, anche perché ritengo Cavani un attaccante vero, non che non lo sia Higuain. Però non mi sta bene, insomma, In che dimenticare senso? da un giorno all'altro Cavani No, in per che quello che ha senso dato al Napoli, dimenticare? per le Ho capito. soddisfazioni che ci ha dato. No, ma ho capito, questo sicuramente, però se viene fuori l'argomento Cavani, ne parliamo e diciamo grande, ha fatto cose stupende per il Napoli, tutte queste belle cose che sicuramente non le possiamo dimenticare, però non vedo come può intervenire ora l'argomento Cavani. Cavani in questo momento non è un giocatore del Napoli, non è un avversario perché gioca in un altro campionato. Di Mazzarri parliamo più facilmente perché allena l'Inter e quindi facciamo la valutazione se l'Inter è competitiva con il Napoli e questo quindi perciò esce più facilmente l'argomento Mazzarri. L'argomento Cavani, che argomento è? Un argomento nostalgico, però, sì, però come attualità non c'è l'argomento Cavani. No, mi dispiace che da un giorno all'altro, insomma, tutto quello che ha fatto Cavani per il Napoli venga No, ho capito, no, lo abbandonato, così ricordiamo, ma come. dirlo che lo diciamo a fare ancora? Cioè, stiamo parlando di cose, c'è No, una perché ho partita sentito ogni 3 giorni. alcune interviste fatte a noi tifosi qualche giorno fa che di punto in bianco si dice che Cavani non è più quel grande giocatore No, che è vabbè, ma stato fino a questo qualche no, vabbè, giorno fa. questo non si può dire, questo non c'entra. Poi Allora, questo è un conto ingiusto. è Poi, fare per delle quanto riguarda valutazioni, la partita. ripeto, un conto è fare delle valutazioni sui comportamenti che possono essere piaciuti più o meno, ma sul giocatore che vuoi discutere, uno che ha fatto tutti quello che Hai ha capito? fatto. Cioè, a me quello dispiace, No, ma non insomma, si deve. Higuain Io è ricordo. forte, è fortissimo, Ma sì, ma però. sono due giocatori diversi, ma insomma, il Napoli per fortuna ha avuto due dei 5-6 migliori attaccanti al mondo come prima Cioè, punta negli ultimi. non E quindi dimentichiamoci che ci ha dato delle enormi siamo bene soddisfazioni. così. Poi, per quanto riguarda la partita di ieri, l'importante era vincere, ma se qualcuno era sottotono o meno, per me l'importante era Meglio. vincere e abbiamo vinto. Ti ringrazio. Grazie. No, meglio addirittura direi, perché quando vinci che avverti vedendo quella partita che tutti i giocatori hanno dato il 100% per vincere quella partita, ti rendi conto che forse quella squadra ha dei limiti. Perché? Perché ha bisogno di tutti che facciano la prestazione della vita per vincere quella gara. Invece, quando vedi che quella gara la vinci con alcuni giocatori che non è che giocano così così, giocano proprio maluccio, già ho fatto i nomi, inutile che li ripetiamo,
e quindi vinci lo stesso, e ripeto, vinci nettamente, perché il Napoli tutto sommato l'ha vinta nettamente, perché dopo il 2-0 poteva fare il 3-0, il gol del 2-1 l'ha presa al 91esimo, quindi l'ha vinta abbastanza nettamente, con alcuni giocatori che non hanno dato il contributo che si sperava, mi sembra un segnale di forza veramente notevole. Vediamo, oltre all'inizio di partita, dove dai un segnale di strapotere addirittura, poi dai un segnale di forza come unione, come collettivo, eppure, anzi, forse ancora più importante. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Buonasera, ciao Paolo, sono Francesco. Ciao, buonasera a te. Ciao Paolo. No, mi chiedevo se tu, io l'ho fatto stamattina, sei sceso da casa con il mandolino, perché io l'ho fatto... perché in effetti mi sono scocciato adesso anche Sky, questo parlare serio di quando si discute di Inter, Juve, Milan, appena... E il Napoli no? No, appena si apre l'argomento del Napoli, Napoli in festa, cioè loro pensano forse che noi stamattina siamo scesi con il mandolino, con le trombe a festeggiare. Io questa cosa non la sopporto, la do dalla domenica. Tra le altre cose, scusami se faccio una segnalazione, quelli che andavano a fare il giro sotto la curva dopo aver battuto il Celtic erano con la maglia rossonera settimana scorsa. Noi invece eravamo quelli che avevano battuto i vice campioni d'Europa e ce ne siamo tornati subito negli spogliatoi. Chiudo la parentesi. Infatti, no, vabbè, a me la cosa fastidiosa è che appena anche, se tu vabbè, penso seguirai la domenica sportiva, si parla di altre squadre, se si affronta l'argomento seriamente. Appena mettiamo anche la mimica visiva, appena si affronta il Napoli, la città in festa, Pulcinella, il mandolino. Sai come si dice in questi casi? Sì. Sono ignoranti. Infatti io questa cosa qua non la sopporto. Poi un'altra cosa e chiudo, che questa mi ha fatto riflettere molto, è dall'episodio di Boateng, che andò via dal campo per i cori razzisti, e poi in seguito ancora con i razzisti verso Balotelli. Il Milan si lamenta sempre e fa bene, perché non sia mai, non devono esserci questi cori, il razzismo va sconfitto. Ma oggi il Milan sul suo sito ha dichiarato che opporrà ricorso contro alla squalifica della curva per cori razzisti contro i napoletani. Ora ti chiedo, ma esiste un razzismo di serie A e di serie B, oppure non ci sapremo niente? Sì, saluto, ti ringrazio e ti rispondo. Grazie. Poi vengono definiti, perché così li ha definiti Tosel, cori di discriminazione territoriale, che è uno straordinario eufemismo per dire poi che sono invettive, auspici di catastrofi nella tua terra, nel tuo territorio, insomma sono delle cose veramente pesanti, però vengono ripulite con questo sottile eufemismo discriminazione territoriale, cioè si discrimina un territorio ritenendolo non all'altezza, quindi nemmeno... Il territorio non è il cittadino, invece il territorio è una cosa che noi siamo molto legati al nostro territorio, però siamo legati ancora di più a noi, no? A noi napoletani, agli esseri umani napoletani, alle persone fisiche, non solamente al nostro panorama. Quindi la discriminazione territoriale è come se fosse diminutiva rispetto alla discriminazione, usiamo la parola anche se non siamo una razza, ma la discriminazione razziale che si fa nei confronti dei napoletani. Ecco perché a voler polemizzare si potrebbe anche polemizzare sulla motivazione. Però almeno stavolta se ne sono accorti, perché altre volte si tappavano le orecchie e non se ne accorgevano. Questa volta almeno se ne sono accorti, speriamo lo facciano sempre, in maniera tale che chi fa queste cose oramai da 30 anni, io le ascolto girando per gli stadi, possa farle un po' di meno. Tra l'altro i napoletani sono davvero straordinari da questo punto di vista, perché i napoletani, per carità, non è che noi siamo una tifoseria con tutti i santi e beati, pure noi abbiamo qualche testa calda, però sul piano della civiltà in certi aspetti noi diamo delle lezioni davvero, perché ieri c'era un clima di grande tensione, c'erano 10.000 napoletani e noi a un certo punto abbiamo fatto il coro contro Balotelli, ma Balotelli se l'è meritato tutto il coro, però mai il burazzista, mai queste cose dalla tifoseria napoletana. Quindi la tifoseria napoletana ha anche, diciamo, una sua dignità di non scadere nel livello. Poi la brutta parola la diciamo tutti, è inutile, non c'è chi segue una partita di calcio e si trasforma, ripeto, in un santo. La cattiva parola scappa a tutti, però la discriminazione di questo tipo, la stupidaggine di inveire contro una persona di colore, il Napoli non lo fa mai e quindi evidentemente siamo molto avanti rispetto a tutti quanti gli altri. Un servizio su questo, per esempio,
le reti nazionali potrebbero farle ricollegandomi alla telefonata, invece di fare vedere la solita Napoli oleografica. Anche queste cose qui sarebbero belle per fare vedere che non è oleografia, non sono sempre le solite cose Napoli, ma addirittura è un passo, non è un passo indietro sempre, ma addirittura è un passo avanti, perché è l'unica tifoseria che non si è mai macchiata di questo, che è un qualcosa di molto squallido, inveire contro persone di colore. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Buonasera Paolo, sono Pasquale da Francolise. Ciao, volevo dirti che ieri, dopo la partita, ho seguito le varie interviste fatte a Benitez, sia su Sky che sulla Rai. Quella su Sky, Billy Costa Curta diceva a Benitez che il Napoli è stato il peggior Napoli della stagione. Ma a questo punto, dico io, se il Napoli è il peggior Napoli di questa stagione e vince a Milano, il Milano si deve preoccupare esatto, siamo contenti. Poi un'altra intervista sulla Rai che sempre mettevano Benitez, gli hanno riferito che Mourinho ha detto che il Chelsea gioca male perché per colpa sua l'hanno esposto. E Benitez le ha risposto, guarda che io ho vinto 8-0 con l'Aston Villa, 6-1 con il North Shetland, no? Ho battuto in Manchester e ho vinto un'Europa League. Cioè, ma che vogliono da questo allenatore? Ma io penso che con Benitez perdono, speriamo, tutti sul campo, no? Ora è l'allenatore del Napoli, quindi speriamo che tutti possano perdere sul campo. Se si avventurano in queste polemiche con Benitez, non è che perdono, ma vengono stritolati da Benitez, perché risponde con quella leggerezza, con quel sorriso che davvero ridicolizza chi prova a metterlo in difficoltà. Quindi se arrendesse, il consiglio che do io a quelli che vogliono provocare Benitez, arrendetevi perché vi distrugge con una battutina. State tranquilli. Poi volevo dire un'altra cosa. Ho visto un grande mestre sulla fascia, eppure Insigne, anche se ha giocato male, però vedi, al primo minuto ha dato una palla a Berami che là se no, c'era Higuain faceva gol. Ma sì, ma il resto ci sta la partita dove fai un po' più fatica. Poi il concetto, quando per esempio dicono la peggiore partita, a calcio si gioca con un'altra squadra, no? C'è sempre un'altra squadra in campo. Quindi il livello della tua prestazione, per quanto tu vuoi imporre il tuo gioco e la tua filosofia di gioco, non è indipendente, è dipendente anche dalla forza e dalla bravura dell'avversario, non scherziamo, se no, altrimenti se uno viene valutata la prestazione di una squadra senza considerare chi è l'avversario, allora tu giochi contro il Barcellona o giochi contro il Cittadella, devi fare la stessa partita, non è possibile, non è possibile. Va bene, perciò io non capisco come fanno a dire le stupidaggini, però le dicono. Ciao, grazie. Ti ringrazio e volevo dire l'ultima cosa. Siamo grati a Cavani, però adesso abbiamo Higuain, noi tifiamo Napoli e dobbiamo tifare per Higuain. Ma infatti, guarda, ciao. Sì, ti ringrazio. Io non riprendevo la telefonata di prima. Ora, veramente, basta. Abbiamo detto quello che dovevamo dire sul comportamento di Cavani. Poi nessuno ce l'ha con Cavani. Abbiamo un bel ricordo di Cavani. Speriamo che vada tutto bene a Cavani. Abbiamo scherzato nel momento in cui è andato via. Io penso che la carriera di Cavani alla fine verrà ricordata come una buonissima carriera con il suo momento migliore negli anni napoletani. Questa è la mia previsione, che può darsi che sarà sballata, vincerà 4 Champions e 3 palloni d'oro. Però io ho l'idea mia che il momento migliore della carriera di Cavani alla fine saranno gli anni napoletani. Il che non significa che ora sarà un giocatore scarso, sarà sempre un buonissimo calciatore. Gli auguriamo di fare il buon calciatore, il grande l'ha fatto al Napoli, ora farà il buon calciatore. Ma senza credine, senza nulla. E godiamoci quelli nostri, pensiamo a quelli nostri. Vediamo chi c'è in linea, anche se già anticipo che questa telefonata la faremo in due parti perché tra poco c'è la pubblicità. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Salvatore da Napoli. Già ti dico che forse è meglio che facciamo così, ci salutiamo solamente, tu resti in linea e intervieni all'inizio della seconda parte perché mancano 45 secondi alla pubblicità, quindi va bene. Ci aspetti, no? Va bene, sì, sì. Va bene. Allora, lasciamo l'amico in linea, noi ci fermiamo per un break pubblicitario, nella seconda parte però non soltanto il filo diretto, ma andremo ovviamente al Meazza con le immagini della partita che dobbiamo assolutamente andare a rivisitare e poi con Britos, con Berami, con Benitez ai nostri microfoni nella mix zone, nella sala stampa del stadio di San Siro. A tra poco. Eccoci qui di nuovo in diretta, abbiamo un amico in linea che ci aspettava durante la pubblicità, però prima dobbiamo ricordare, prima di restituirti la parola, dobbiamo ricordare che per quanto riguarda la trasferta di Londra, che oramai si avvicina,
tra una settimana si parte, non domani, l'altro martedì, si gioca a Londra, all'Emirates, Arsenal, Napoli. Madura Viaggi sta organizzando questi due charter, già praticamente i posti sono quasi esauriti, però mi dicevano oggi che c'è ancora disponibilità su questi charter, quindi per chi fosse interessato, anche se non saranno tutti interessati, ci sono delle condizioni molto vantaggiose per essere all'Emirates, con anche la possibilità di avere biglietto, albergo, volo, tutto per vedere la partita tra Arsenal e Napoli, quindi contattate Madura Viaggi. E ringraziamo l'amico che ci ha aspettato. Di nuovo buonasera, ciao. Ciao Paolo, senti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, volevo dire, ma cioè, che ci stiamo lamentando, diciamo ci lamentiamo che non hanno giocato bene. Dopo 27 anni abbiamo vinto a Milano, siamo andati là, abbiamo rimpostato nel gioco, nella partita, ma che vogliamo di più? E tu non ti metti nei panni di quelli lì che io, se mi segui lo sai, definisco i lamentosi, che stanno soffrendo, poverini, in una maniera atroce, perché il Napoli vince, gioca bene, ci sta poco, proprio poco da dire, quel poco cercano di coglierlo, disperati per potersi lamentare e parlare male di qualche cosa. Io non vi dico che verranno tempi migliori per voi, anzi vi auguro tempi peggiori, perché i tempi peggiori per voi sono quando il Napoli vince e stravince. Scherzo, sì, ovviamente, ma fino a un certo punto. Ma non possiamo andare a Milano, cioè la potevamo anche stravincere, anzi, la potevamo anche stravincere questa partita. Ci siamo andati vicini. Perché siamo andati là, abbiamo impostato nel gioco, cioè siamo andati con la testa alta, senza la testa abbassata, senza punta, senza niente. Ma che vogliamo di più da questo Napoli? Ma che vogliamo? Che volano questi giocatori? Ma comunque, ripeto, è una categoria di tifosi che in minima parte segue anche la mia trasmissione, però come si vede dalle telefonate che arrivano è minima la parte di questa questa tipologia di tifosi che segue la mia trasmissione, perché forse oramai anche io a questi tifosi sarò diventato antipatico, quindi se pure la seguivano non la seguono più, perché io li combatto proprio, ce l'ho con loro, quasi non li vorrei come tifosi del Napoli questi qui, così come oggi scrivevo anche su Facebook, non è che mi entusiasmi molto, anche se la vedo più come una nota di colore, il fatto che vallette, attori, giornalisti non napoletani e tante altre specie di personaggi incominciano a diventare improvvisamente tifosi del Napoli. Questo mi fa arrabbiare di meno, devo dire la verità, perché capisco, poverini, cavalcano l'onda migliore per cercare di mettersi in evidenza. Sono delle persone che non vorrei dire vivono di espedienti, ma poco ci manca, e quindi in questo momento l'espediente è il Napoli che va bene per proclamarsi tifosi del Napoli. Poverini, lasciamoli fare anche a loro, tanto noi lo sappiamo chi siamo, quelli che veramente poi stiamo sempre lì, no? Con il Napoli. Sì, certamente. Comunque sempre forza Napoli, siamo forti e quest'anno ci divertiremo. Va bene, ciao. Ti ringrazio. Buonasera, molto. Ciao. Ciao, grazie. Tra l'altro questa trasmissione poi prevede proprio lo zoccolo durissimo del tifoso appassionato, quello che vede tutte le partite, che gli piace parlare molto del fatto tattico, e quindi in questo momento io proprio mi rivolgo al mio telespettatore, cioè quello che ama vedere il pallone che si muove e poi parlare di tattica. Quindi che cosa facciamo? Prima l'immagine della partita e poi la lavagnetta. Immagine della partita. Zare, tatticamente che cosa è successo? Il Milan, come avevo detto nella presentazione della gara venerdì, è andato a assumerselo questo rischio poi di avere, quando Mesto e Zuniga accompagnavano, un'inferiorità numerica sulle corsie esterne, che ha determinato all'inizio una grande fatica dei due centrocampisti Poli e Muntari, che dovevano scivolare, De Jong era il centrale, se la vedeva con Hamsik, dovevano scivolare solo loro sugli esterni per evitare l'inferiorità, e quando loro scivolavano sugli esterni Napoli faceva girare molto bene palla centralmente. Il Napoli aveva creato davvero i presupposti per allargare il gioco e andare sulle corsie esterne mettendo in mezzo il centrocampo del Milan. Infatti all'inizio, con passaggi rasoterra precisi, con questo tipo di atteggiamento, il Napoli aveva il dominio assoluto del campo. Poi, continuato bene con Mesto e con Calleconda, dall'altra parte non abbiamo purtroppo trovato la miglior giornata possibile di Zuniga e di Insigne, e quindi non si è riuscito a sfruttare questa situazione tattica che veramente metteva nelle condizioni questi giocatori molto tecnici che abbiamo, Zuniga, Insigne e Hamsik, di potersi spesso trovare con i metri giusti per fare le loro giocate, però non gli sono riuscite. Sono riuscite invece, come abbiamo visto, a Higuain, sono spesso riuscite a Calleconi, che comunque ha vinto il suo duello e si è fatto sentire molto in tutte e due le fasi. A me è piaciuta la prestazione di Gemayel, che ha recuperato pallone, ha chiuso tutti i varchi dando una grande mano allo straordinario Berami. Molto
molto bene Britos vicino ad Albiol, anche quando costretti al 2 contro 2, perché qualche volta Zuniga non c'era, Mesto ha dato una mano migliore anche in fase di chiusura, in qualche raddoppio di marcatura sui due difensori che però anche negli uno contro uno se la sono cavate molto bene con esperienza, con la squadra molto raggruppata davanti alla difesa, anche a volte con il baricentro un po' basso, però con grande efficacia. Questo il discorso che è emerso sulla partita di ieri al Meazza. Ora andiamo ancora con una telefonata che già c'è in linea e poi andiamo con le interviste. Vediamo chi c'è in linea con noi. Pronto, buonasera. Ciao Paolo, buonasera. Il tuo nome? Sono Andrea Dal Vomero. Ciao, buonasera a te. Ciao, ti volevo dire prima di tutto che sei bravissimo. Grazie. Poi volevo chiederti, questo Napoli che sta giocando, a mio avviso, secondo me molto bene, sia dall'inizio del campionato, dalla prima partita, siamo appena alla quarta giornata. Ti voglio dire, tu che cosa pensi che potrebbe il Napoli non avere un crollo, diciamo, no, fisico, psicologico, potrebbe avere una continuità fino alla fine del campionato? No, io penso che il Napoli è una squadra che comunque l'anno scorso ha retto fino alla fine, quindi quest'anno i giocatori che si sono aggiunti sono giocatori che dal punto proprio, oltre ad essere molto bravi tecnicamente, sono giocatori di grande forza mentale, proprio Reina, Callejon, Albiol, Higuain, sono giocatori che hanno proprio nel temperamento, nel carattere, la loro grande qualità, nella sicurezza dei loro mezzi. Quindi dal punto di vista psicologico proprio lo escludo. Dal punto di vista fisico, Benitez è un allenatore che è abituato a giocare le finali delle coppe europee, quindi è uno che evidentemente sa preparare le sue squadre per essere in grande condizione in primavera, quindi io lo escluderei. Poi dobbiamo le stagioni, le partite, si deve vedere tutto, però mi sembra manchino i presupposti sia mentalmente che fisicamente per un calo. Sì, poi ti volevo chiedere se si potesse fare un paragone tra il Napoli attuale e il Napoli del secondo scudetto, diciamo, tu come lo vedi un paragone? Io guarda, faccio fatica a fare i paragoni con le squadre di 10 anni fa, perché alcune cose sono cambiate, farle con squadre di lo scudetto è 90, quindi stiamo parlando di 23 anni fa, è impossibile, perché se ti capita qualche volta di vedere qualche partita si giocava con altri ritmi, si giocava proprio un calcio diverso, era un calcio che stava andando verso un'evoluzione tattica, però ancora noi giocavamo con Rinica che faceva il libero, con i due marcatori, con il terzino a sinistra che era quello fluidificante però marcava, l'ala destra era il tornante, c'erano proprio un modo di mettersi un assetto sul campo diverso, non si andava a aggredire in alto, non si pensava a fare palla persa, si rinculava, non si andava ad attaccare il portatore avversario, tutte cose che sono venute poi con un'evoluzione tattica del calcio che ha portato a un calcio diverso. Oggi si segna di più grazie a questo modo di interpretare il calcio, le squadre più forti manifestano la loro forza superiore in maniera più chiara che in passato, però sono storie troppo diverse. Sì, e poi se andiamo sulle individualità, ti potrei dire che tecnicamente, proprio come qualità tecnica, quello avendo chiaramente in primis Maradona, era un Napoli inarrivabile ed è un Napoli irripetibile proprio per la qualità della giocata tecnica. Però come organizzazione di gioco, come qualità di gioco complessiva, io direi che questo Napoli forse produce di più. Però ripeto, il paragone non si può fare. Sì, Paolo, poi ti volevo chiedere, fino a poco tempo fa, diciamo prima dell'inizio del campionato, tanti giornalisti, esperti di calcio reputavano la Juve superiore al Napoli. Si può dire che ora possiamo essere a livello della Juventus? Forse... Non lo so perché è presto per dirlo, ci sono tante componenti che devono ancora entrare in scena per poterlo dire. Potenzialmente il Napoli potrebbe aver colmato quella differenza grazie proprio al fatto che ha inserito non solo bravi calciatori, perché sono bravi, ma calciatori che non danno la sensazione proprio di avvertire nessuna, perché hanno vestito la maglia del Real Madrid, tre di loro, un altro quella del Liverpool, mi riferisco a Reina, e quindi per loro queste partite, questa situazione di classifica, la Champions,
sono quasi la normalità e quindi non hanno problemi a fare questo tipo di stagione. Quindi io spero proprio che il gap sia stato annullato, non ridotto, annullato. Speriamo, però dobbiamo vedere. Senti Paolo, ma Reina che sta in prestito, il Sì. portiere Reina, lo potrebbe acquistare il Napoli? Come no? Ho Nessuno capito. vieta al Napoli l'anno prossimo di andare dal Liverpool. Ovviamente se c'ha l'assenso del giocatore che vuole restare, si può fare. Questo però è un discorso prematuro, credo. Ho capito, Paolo. Ti Grazie. ringrazio e ti auguro una buona serata. Grazie anche a te. Andiamo ad ascoltare le interviste, poi ricominciamo con le telefonate e andiamo velocissimi con Britos. Innanzitutto la soddisfazione del gol che ha sbloccato la partita, poi una prestazione ottima tua e di tutta la squadra, una prestazione straordinaria, più che ottima direi. Sì, molto contento sia per il gol che per la vittoria, no? Chiaramente è stata una vittoria di squadra. Sicuramente ho pagato tanti infortuni che ho avuto quando sono arrivato a Napoli e non è facile. Poi per i difensori che di solito siamo grandi, alti, è difficile riprendere subito la forma fisica. Però sì, sto giocando con continuità e sono molto contento. Ringrazio anche il mister che mi ha sicuramente il fatto di vincere ti dà fiducia, ti fa crescere. Quindi speriamo di continuare così. Dichiarazioni di Britos, molto sereno, ovviamente grande soddisfazione per lui, anche perché non bisogna dimenticare che era stato molto criticato, ha risposto anche dopo la partita col Borussia Dortmund, invece questa volta è stato vicino alla perfezione e tra l'altro ha avuto la soddisfazione del gol dell'1-0. Andiamo ad ascoltare uno che invece criticato non viene mai, perché è sempre, se non il migliore, uno dei migliori in campo, Berami. Vado, allora, una grandissima prestazione con addirittura il rischio di vincere più facilmente possibile a quella con Borussia Dortmund, dovrà una sensazione di forza, un'impressione di forza davvero notevole. Sì, abbiamo iniziato molto bene, abbiamo creato subito grandi occasioni, loro sembrano un po' spaventati, poi abbiamo fatto il gol, con il passare dei minuti abbiamo subito un pochettino, secondo tempo la storia è stata la stessa, praticamente all'inizio abbiamo subito creato grandi occasioni. Trovando il raddoppio, poi ci siamo complicati la vita esattamente come è capitato mercoledì sera, però abbiamo dato un ottimo segnale questa sera, la squadra ha una mentalità completamente diversa, lavorano tutti e ci sempre e adesso siamo contenti dei risultati. Sicuramente di rimanere costanti su questa strada, il campionato è un cammino lungo, sono ogni partita sono battaglie, quindi dobbiamo solo continuare così. Bisogna continuare così, tanto altro non c'è da aggiungere. Sì, si possono fare tutte le analisi che si vuole, però chiaramente quando sei in un'avventura così importante, le cose stanno andando così bene. La frase giusta è quella, diciamo, il titolo del momento del Napoli è continuiamo così, eh? Altro non vedo si possa dire. Tra un attimo andiamo ancora a Milano per ascoltare le dichiarazioni di Benitez in conferenza stampa, però ringraziamo gli amici partner di questa trasmissione, in questa stagione, che sono gli amici del gruppo Margherita, i fratelli Antonio e Luigi Dari, che hanno rilevato l'intera gestione del gruppo. I fratelli Dari fanno i medici, esercitano la professione, ma hanno una grande passione per la ristorazione e per la buona e sana cucina. Tutto il gruppo Margherita ha una grande passione anche per il Napoli. Nel ristorante Pizzeria Regina Margherita, i calciatori del Napoli sono infatti degli abitué. Regina Margherita si trova in via Partenope, il panorama è straordinario, la sera soprattutto c'è un fascino, una location che al tramonto diventa ideale per tutti, come vedete dalle nostre immagini. Regina Margherita è il giusto connubio tra ristorante e pizzeria, la pizza è la regina indiscussa del menù, però il ristorante offre la specialità della tradizione della cucina partenopea in chiave moderna. L'aspetto più importante, lo ricordiamo sempre, è quello legato alla selezione minuziosa dei prodotti che sono controllati personalmente dai fratelli Antonio e Luigi Dari, che essendo dei medici ovviamente controllano con grande attenzione la qualità dei prodotti che vanno poi a sottoporre alla loro clientela. Grazie a Regina Margherita, partner di A Tutto Campo per la stagione 2013-2014. Torniamo in studio per un attimo soltanto e andiamo ad ascoltare Benitez. È un po' di tutto, sono d'accordo che abbiamo iniziato molto bene, sono d'accordo che il Milan è una squadra forte, ha posto in difficoltà, messo in difficoltà la nostra difesa e dopo abbiamo mostrato questo carattere, ma ha mancato qualcosa in contrattacco, la ripartenza che abbiamo avuto tante occasioni fare un altro gol, un po' di sfortuna perché Pepe ha parato tantissimo
tantissimo, ma vincere qua con una squadra forte come il Milan mi sembra che devo essere molto soddisfatto. Sì, l'idea era compandere un po' il possesso, guardare la palla, prima il posto di Hamsik e dopo il posto di Higuain perché era stanchissimo. No, non abbiamo potuto farlo come aspettiamo, ma possiamo dare un po' di credito a Milan che ha fatto bene. No, preferisco avere questo problema di gestire il vantaggio. Ci piace moltissimo gestire il vantaggio alla fine della partita. E penso che Berami e Zemaidi hanno fatto un grandissimo lavoro con una squadra difficile perché loro hanno giocato con Balotelli dietro Matri, con Virse che si inseriva, non era facile controllare tanti centrocampisti e tanti attaccanti che andavano un po' più bassi. Mi sembra che la difficoltà tattica di questi due centrocampisti non ha risolto molto. Mister, inizio da grande squadra per la qualità di gioco espressa e finale direi da grande squadra per la capacità di saper soffrire. Forse finora non avevi mai avuto questo tipo di risposta, quindi paradossalmente forse più contento per questa seconda cosa, cioè la capacità di saper soffrire. Sì, due tre cose che abbiamo parlato dopo la partita del Dortmund, hanno fatto oggi un po' meglio la fase difensiva alla fine. Meglio la squadra, all'inizio come ho detto una grande partita con un inizio di squadra con fiducia in se stessa. Se di inizio vogliamo iniziare così o una cosa che è accaduto non durante la partita. È chiaro che l'idea era iniziare con alta intensità, sempre dipende dall'altra squadra lo stesso, ma alta intensità è l'idea, abbiamo avuto questa occasione e dopo gestire questo risultato noi stesso. Forse ultima telefonata perché abbiamo 4 minuti di tempo, vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Ciao, buonasera. Il tuo nome? Pronto? Sì, il tuo nome? Buonasera, sono Giovanni. Prego. Sono tifoso di nome Giovanni. Sì, prego, prego. Giovanni. Ho capito. No, niente, volevo solo dire una cosa. Siccome ho sentito che sono state accolte da due tifosi di Napoli. Volevo solo dire questo, che siccome voi siete uno dei professionisti dei media, no? Stasera nel canale 5 Cesare Buonamici, la giornalista del canale 5 internazionale, no? Quindi ha detto che Balotelli ha avuto 3 giornate di squalifica, va bene, però non ha menzionato nemmeno che sono stati accoltellati i tifosi del Napoli. Va bene, lo sappiamo purtroppo che fanno così. Però i media non ricalcano queste cose, ma è sbagliato, perché se è questo che è successo a Milano, scusami. Sì, ma non devi ascoltare per telefono questa telefonata, sarebbe anche interessante se tu invece di ascoltare... Sì, per telefono ho abbassato il... Sì. Sì, però voglio dire questo, che se succedeva qua a Napoli queste cose, succedeva qua a Napoli, beh, alla fine del mondo, questo è tutto. Va bene, ti ringrazio. È chiaro, perché non voi che siete giornalisti, siete, fate parte dei media, perché non lo so, non dite queste cose... Hai trovato quello sbagliato. Ciao, ti ringrazio. Grazie. Va bene, grazie a te. Ti stai rivolgendo, diciamo, a quello sbagliato perché non dite quelle cose, perché io sono proprio quello che le dice. Io ho fatto tutte le battaglie di questo mondo contro un certo modo di fare informazioni. In questa puntata ne abbiamo parlato, che su Napoli c'è sempre la volontà di fare la solita oleografia, la pizza, il mandolino, gli spaghetti, e quando purtroppo c'è la violenza che ci vede protagonisti, grande risalto a questo, quando succede da altre parti e succede a danno ancora come ieri dei napoletani, invece veramente va nel dimenticatoio. Quello che dice è verissimo, lo riscontriamo da anni, io lo dico da anni, ecco la tua telefonata è tutta perfetta tranne il fatto che non ricordi che io sono quello che lo dice forse più di tutti, credo, anzi senza forse, sono quello che lo dice più di tutti, che ha fatto tante battaglie. Come fare per fare cambiare? Non fa notizie, il napoletano
che, diciamo che questa la dico brutalmente, il napoletano che accoltella fa notizia, il napoletano che viene accoltellato non fa notizia. Se questo è giornalismo, io dico che davvero siamo alla frutta, come il giornalismo italiano è finito. Se queste le grandi reti nazionali, i giornali nazionali, ragionano in questo modo, e secondo me ragionano in questo modo, io dico che veramente è un giornalismo che mi fa schifo, lo dico senza giri di parole. La puntata è finita, meno male, perché stavo iniziando ad arrabbiarmi, però non dobbiamo chiuderla arrabbiati, ma dobbiamo chiuderla con un sorriso, perché il Napoli ha vinto, il primo in classifica, ci ha regalato una grande soddisfazione. Mercoledì non ci troviamo, perché c'è Napoli-Sassuolo, si gioca, ci ritroviamo venerdì con A Tutto Campo, sempre alle 20, alle 23:15 su Canale 8. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buon proseguimento con le nostre trasmissioni.